Massimo Oddo ricomincia dalla Serie A, da Udine. L'allenatore pescarese, che ha guidato il Delfino nel 2016 alla sua sesta e ultima promozione nella massima serie, ha trovato ieri l'intesa con il club della famiglia Pozzo, che ha dato il ben servito a Gigi Del Neri dopo la sconfitta casalinga di due giorni fa alla Dacia Arena contro il Cagliari. Un matrimonio che si sarebbe potuto celebrare alcune settimane fa, quando la panchina di Del Neri era vacillata prima della secca vittoria sulla Sampdoria. Questa è stata la volta buona invece per il campione del mondo 2006, che in Friuli porta anche gli altri uomini chiave dello staff tecnico, il vice Marcello Donatelli e il collaboratore Luciano Zauri. Io vengo da due anni completamente all'opposto, un anno fantastico, un anno da incubo. Purtroppo mi porto dietro un'etichetta che è dell'allenatore vincente in B e dell'allenatore che non ha mai vinto in A. Quindi sono qui per cercare di smentire questo. Questo è il mio obiettivo. Grazie alla società di questa opportunità. Comunque sia, un ringraziamento a Mister Del Neri. Io ci sono passato e credo che quando le cose non vadano bene non è sempre e comunque solo colpa di un allenatore, è ovvio che paga sempre lui, è comunque un allenatore che stimo moltissimo, però è una cosa che aspetta tutti noi prima o poi, quindi può succedere e comunque vanno a lui i ringraziamenti per quello che troverò, perché comunque è tutto frutto di quello che è stato il suo lavoro. Poi per il resto io ovviamente sono molto contento di questa opportunità. L'approdo di Oddo all'Udinese, da una parte, accresce la colonia di tecnici abruzzesi in Serie A, con Di Francesco e Giampaolo che stanno facendo benissimo sulle panchine di Roma e Sampdoria. Dall'altro si riflette positivamente sulle casse del Pescara, che si libera del contratto dello stesso Oddo con scadenza a giugno 2019. Con l'Udinese il legame è fino a giugno 2018, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento e domenica prossima debutterà contro la capolista Napoli. Curiosamente anche lo scorso anno Oddo fece il debutto assoluto da allenatore di Serie A contro il Napoli, che fermò all'Adriatico Cornacchia sul 2-2 dopo essere stato avanti 2-0. Dalle spalle di Zeman si allontana anche il fantasma che aleggiava nel corso della miniserie di risultati negativi, che si è fermata con la vittoria sulla Pro Vercelli. A tal proposito, il Pescara continua a lavorare in vista della trasferta di La Spezia di sabato prossimo. Di pomeriggio la singola seduta odierna, domani alle 15 amichevole ad Ortona contro la locale formazione militante nel campionato regionale di promozione. Per la gara del picco Zeman dovrà ancora fare a meno di Balzano e Proietti. Resta in forte dubbio Bovo. I biancazzurri resteranno 5 giorni in Liguria, visto che dopo la partita di La Spezia, martedì sera, 28 novembre, ci sarà a Marassi il match di Coppa Italia con la Sampdoria di Giampaolo e degli ex Torreira, Caprari e Verre.